Allora, l'Istituto Open Data si è proposto per riuscire a fare un discorso di sviluppo del tema degli open data sia rispetto all'amministrazione sia rispetto ai privati, per cercare di dare un luogo di riferimento e di scambio tra questi settori. E uno dei punti fondamentali su cui noi ci stiamo muovendo è quello di promuovere la creazione di un ecosistema tra settore pubblico, settore privato e cittadini. Soltanto questo ecosistema, che permette a ciascuno di mettere il suo per riuscire non soltanto a definire quali sono i dati che servono per il turismo e per la valorizzazione del territorio, sia i servizi, riusciamo ad avere effettivamente uno sviluppo che porta sempre di più a una migliore fruibilità dei servizi e a una migliore qualità dei dati. Ed è questo il tema che però si può riuscire a indirizzare se dall'altra parte agiamo anche a livello di alfabetizzazione e di sviluppo delle culture, della cultura digitale, sia per i cittadini sia per i dirigenti pubblici e privati. Abbiamo puntato su tre temi, su tre pilastri. Il primo di questi pilastri è ricerca e innovazione, perché riteniamo che senza ricerca e innovazione degli investimenti non ce ne facciamo niente, anzi possiamo correre il rischio di addirittura aggravare la situazione sociale dello Stato. Secondo pilastro, l'internazionalizzazione, direttamente collegato al primo, perché l'internazionalizzazione non è che comincia quando vai nello Stato estero a porre un paletto, o quando lo Stato estero si accorge di te. Perché si accorga, è necessario intanto che ci sia un prodotto innovativo, un processo nuovo che ti fa risparmiare sui costi. Terzo punto, la qualità, in cui noi intendiamo, diciamo, con questo termine noi intendiamo non soltanto la qualità del prodotto, ma anche la qualità dell'innovazione sociale che si realizza. In un precedente seminario, tenutosi sempre qui, parlavamo di open data e di big data, come dite voi. Noi abbiamo inteso finanziare, sostenere, supportare la costituzione di open data quanto più trasparenti possibili. Abbiamo sostenuto le imprese del distretto informatico e abbiamo lavorato con loro per generare un'innovazione che fosse innanzitutto la capacità culturale di generare innovazione, che non è scontata, perché le imprese che lavorano nelle nuove tecnologie possono avere diverse connesse da parte locale come da parte nazionale ed estera. Il punto non è soltanto avere le connesse, il punto è però generare nuove connesse, cioè non è soltanto accontentarsi dell'esistente, ma aiutare il sistema ad avere consapevolezza, percezione della utilità delle nuove tecnologie e della ricaduta sul territorio dell'uso di quelle tecnologie, ovvero della ricaduta sociale, quindi non solo in termini economici ma anche sociali, delle nuove tecnologie. Beh, la novità del mondo digitale rischia di essere in qualche modo depotenziata se poi l'intervento pubblico, le regolazioni, il mondo non trasparente a cui siamo abituati lo renderà impossibile, perché il web, tutto il mondo digitale è trasparenza e comunicazione diretta e senza intermediazione, è qualcosa che cambia completamente o ci fa cambiare completamente rispetto al nostro modo di fare, quindi è incompatibile in qualche modo col mondo burocratico e con un mondo che invece è poco trasparente e piuttosto opaco. Sì, buonasera, ma diciamo, il contenuto principale del discorso è questo: l'Italia sta perdendo quota di mercato in un mercato del turismo che sta crescendo in tutto il mondo. Per questo motivo è necessario prendere delle azioni, perché il turismo è importantissimo per l'economia italiana. L'11% del PIL dipende dal turismo, più di 3 milioni di persone lavorano nel turismo in Italia e il turismo è un'attività a forte intensità di lavoro, quindi se riusciamo a farla crescere crescono anche immediatamente i posti di lavoro. Quindi è un elemento importante.
Questo è stato colto dal governo, che ha deciso di cambiare rotta e quindi di fare dei cambiamenti significativi nell'Agenzia Italiana per il Turismo, che quindi è stata commissariata a partire dal 1° giugno di quest'anno, e è stato deciso entro 180 giorni di fare delle trasformazioni importanti. Quindi innanzitutto l'Agenzia si trasformerà da ente pubblico a ente pubblico economico, quindi opererà sotto il codice civile e non sotto il codice pubblico. Da altro punto di vista, si vuole fare una grandissima spinta verso la promozione digitale. Oggi più del 50% dei turisti scelgono in Cina utilizzando la rete, una percentuale maggiore in Europa e ancora maggiore negli Stati Uniti. È quindi importante che gli strumenti di web marketing vengano utilizzati in modo intensivo dalla nostra Agenzia per il Turismo. Allo stesso modo bisogna rendersi conto che il turismo e i turisti non vengono più solo perché c'è l'Italia. Il turismo è un settore competitivo, bisogna esaminarlo per segmenti, quindi il mare, l'agroturismo, il cicloturismo, le montagne e così via. E su questi andare a rendersi conto che c'è una competizione di altri paesi e quindi agire in un mercato competitivo con tutte le normali tecnologie che si usano quando si opera in un mercato competitivo. Quindi un'attività molto propositiva, molto forte, molto orientata per riuscire a catturare i potenziali turisti e far loro spendere di più in Italia. Il turismo è l'industria che si è più trasformata per effetto della digitalizzazione. È cambiato il modo in cui si selezionano le destinazioni, è cambiato il modo in cui si viaggia, è cambiato il modo in cui si condivide le proprie esperienze, le proprie emozioni. Questo ha ovviamente portato alla necessità di trasformare anche le pubbliche amministrazioni nella versione in cui sono aziende che devono assistere, creare un ecosistema digitale in grado di creare sviluppo e dare l'opportunità a tutti i singoli operatori di essere sul mercato nel modo adeguato. Lo sforzo che stiamo facendo nell'ambito del laboratorio del turismo digitale del MIBA è proprio nella direzione dell'interoperabilità e della standardizzazione. Abbiamo bisogno praticamente di condividere quelle che sono le migliori pratiche, le migliori esperienze e soprattutto analizzare quelli che sono i trend per dare un indirizzo, delle linee guida capaci di creare per l'industria del turismo un ecosistema adeguato ed essere, diciamo, competitivi sul mercato che ormai è ovviamente globale. Dobbiamo lavorare sulla scelta degli standard, ci sono già un notevole numero di standard, e su questo fare proprio condividere con le istituzioni locali, con le regioni, con quelle che sono gli operatori queste scelte, in modo tale che ci sia una convergenza, che ci sia modo di cogliere quelle che sono le migliori pratiche delle varie enti locali, delle varie regioni, e fare un'attività condivisa a livello anche nazionale. Su questo l'impegno è molto forte, ci saranno nei prossimi giorni anche dei lavori di condivisione con gli operatori, dei singoli, delle singole persone che hanno manifestato la loro adesione, la loro volontà a partecipare, e ci sarà poi al Forum Europeo del Turismo di Napoli il 30-31 ottobre la possibilità di pubblicare e rilasciare queste linee guida. L'esperienza del Vallo di Diano e del Parco Nazionale del Cilento come area interna, si parla di turismo e di valorizzazione di quelli che sono i luoghi forse meno conosciuti, e come allora nell'era del digitale questi luoghi meno conosciuti possono avere invece maggiore visibilità. Non si parla di strumenti, perché gli strumenti sono molteplici, tantissimi, forse fin troppi. La differenza secondo noi la fanno invece i contenuti, e quindi raccontare i modelli che sono nati in quelle che sono definite dal Ministero dello Sviluppo Economico delle aree ultra periferiche è quello che faremo oggi. Racconteremo cioè come dei modelli di valorizzazione che sono partiti dal basso, forse anche in maniera inconsapevole, sono riusciti invece a catalizzare molte persone. Intorno a cosa? Intorno alla narrazione di alcune storie, quindi i luoghi non vengono più visti
semplicemente come luoghi da promuovere, ma come storie da raccontare, sono luoghi della narrazione, è una narrazione collettiva fatta cioè da chi abita i territori e che quindi si confronta con chi invece arriva in una sorta di scambio di sapere e in esperienze in cui il visitatore diventa non solo abitante protagonista della realtà in cui si cala, ma diventa anche interattivo ed è un'interazione di contenuti. Presenteremo due esperienze, una si chiama Camp di Grano che viene svolta in un piccolo paesino del Cilento che si chiama Caselle in Pittari, dove viene svolta un'attività che dura una settimana suddivisa in un primo modulo che si chiama appunto quello del Faber, dove cioè i maestri della terra, ovvero i contadini del Cilento, spiegano a 25 giovani che arrivano da tutta Italia che cosa significa fare agricoltura con le tecniche del passato. E poi c'è invece l'esperienza del Sapiens, ovvero i maggiori esperti della condotta di Slow Food Cilento e Vallodidiano, che spiegano invece da un punto di vista tecnico-scientifico che cosa c'entra tutto questo con il turismo. C'entra perché il visitatore è sempre più spinto da quelli che sono interessi personali, da quelle che sono passioni, e quindi quando va in questi luoghi che non sono molto probabilmente così famosi, ci vanno prima di tutto per approfondire un interesse. Naturalmente approfondendo l'interesse scoprono però un territorio, lo vivono con la comunità e con la collettività e non si sentono quindi visitatori, ma si sentono invece residenti del posto. La salute per il rilascio dei crediti formativi alla classe medico-scientifica. Le competenze digitali sono sempre più richieste nel nostro settore, sono una sfida perché ci consentono comunque di differenziare anche la nostra offerta. Spesso la formazione viene concepita in ambito medico-scientifico con i metodi classici, quindi la classica lezione frontale, ma non è una formazione che funziona più, questo noi lo sappiamo ormai da tempo e cerchiamo di rivolgerci ai nostri clienti proponendo dei format innovativi e diversi. E le competenze digitali ci supportano e ci aiutano tantissimo in questa opera di convincimento e di educazione verso la classe medica. E puntiamo soprattutto sull'interattività, sulla partecipazione, quindi sull'aspetto cercando proprio di coinvolgere loro nel fare, ecco, nel poter sviluppare direttamente queste competenze lasciando loro qualcosa che possano fare uscendo già da quest'aula a mettere in pratica. E le competenze digitali ci aiutano tantissimo, anche se abbiamo questo problema, chiamiamolo problema ancora per noi, che è quello del rispetto della privacy, che nella formazione medico-scientifica è un aspetto da non di poco conto. Ecco, quindi anche per l'utilizzo delle slide, per il confezionamento del materiale didattico che diamo ai nostri discenti, abbiamo bisogno dell'autorizzazione. Loro sono vincolati al non citare i farmaci, ma bensì la molecola. Ci sono quindi tutta una serie di vincoli che la normativa ci impone e che quindi possono condizionare l'erogazione dell'attività formativa. E allora le competenze digitali ci consentono di affrontare l'aspetto della formazione in maniera nuova, coinvolgente. Anche lo storytelling che spesso viene proposto viene ancora visto con un po' di difficoltà e di dubbio, perché si va già a dire al di fuori dell'aula di formazione quello che è stato appunto detto. E non tutti si sentono, ecco, pronti a questa attività di divulgazione. Questo si può applicare sicuramente negli eventi di comunicazione classica, mentre per l'attività formativa purtroppo ci sono dei canoni ancora un po' stereotipati, un po' classici, però la nostra sfida è proprio quella di essere, non dico i primi, ma tra i primi a portare avanti questa battaglia. E diciamo che il punto chiave è il mercato, nel mercato del lavoro, del turismo, e che il turismo è un ventesimo di tutta la forza lavoro in Italia. Siamo all'ottavo posto in Europa e questo è abbastanza sorprendente, perché ci aspetteremmo che fossimo al primo posto. Ovviamente davanti a noi ci sono piccoli paesi come Malta e Cipro in cui il turismo è l'industria principale, però davanti a noi ci sono anche Austria e Irlanda che non ci saremmo mai aspettati. Lo sviluppo turistico richiede, diciamo, il turismo è uno di quei settori che ha avuto e che è soggetto
ai maggiori cambiamenti dal punto di vista dell'organizzazione aziendale. È quindi chiaro che la formazione è un elemento e una leva importante. Purtroppo, proprio perché l'organizzazione turistica tende a cambiare, le competenze e quindi la formazione devono diventare sempre più attenzione di chi lavora piuttosto che della singola impresa, sia perché l'impresa è ormai sottostaffata vista la realtà dei costi e della competitività nel nostro paese, e quindi inevitabilmente l'imprenditore, soprattutto di aziende medio-piccole come sono quelle turistiche, tende a non liberare il lavoratore per un periodo di formazione molto lungo, ma soprattutto perché le competenze richieste all'operatore turistico iniziano a diventare complesse, soprattutto con lo sviluppo della sharing economy o economia collaborativa. Un esempio su tutti, ci sono servizi anche in Italia, tipo Abruzzo Link, che consente di acquistare escursioni, in questo caso in Abruzzo, direttamente tramite piattaforma. Questo implica che la guida turistica non solo deve essere competente nel raccontare il percorso turistico, ma deve essere competente anche nella fase di organizzazione, condivisione e, diciamo, marketizzazione del proprio prodotto.